Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potawn Store, sito numero 1 per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Ricca e oggi siamo ritornati qua con un nuovo deck di Sdegno Glaciale. Oggi, signori, siamo qua con un deck tutto fuoco. Fuori ci sono 300 gradi, quindi mi sembra il minimo. Puntare su un mazzo fuoco estivo e rinfrescante. Siamo qua con Vulcanion V, 220 punti vita tipo fuoco, che ha un attacco essenzialmente abbastanza interessante. Ora ve lo faccio vedere. Prima però seguitemi su Instagram e mi raccomando, se siete nuovi iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché tanto è gratis e così ogni volta che uscirà un nuovo video siete là belli freschi, pronti lì a vederlo. Oggi cosa fa? Cosa fa questo bestione? Azione esplosiva, 3 energie, fa 100 danni. Ma se questo Pokémon ha 10 o più segnalini danno, questo attacco infligge 150 danni in più. Quindi andremo a fare 250. Metti caso che ci fanno, basta un danno da 100 o maggiore, noi si fa 250 a botta. Ora dice, vabbè, c'ha 220 di vita, poi dopo muore. Infatti in teoria sarebbe molto meglio dare un primo colpo da 100, subire un attacco e poi fare 250, in modo tale che abbiamo seccato il 100% dei Vmax. Ora, come andiamo a potenziare questo Vulcanion? Abbiamo Abomasnow, colpo singolo, dove la sua abilità ci permette di prendere 50 punti vita in più ai Pokémon colpo singolo. Quindi Vulcanion, colpo singolo, più 50, 270 di vita. Ma, abbiamo anche il mantello della tenacia che gli dà ulteriori 50 per un totale di 100, così da arrivare a 320, ed è come se fosse un Vmax che però regala solo due premi, ok? Ora, Tauros è la carta che ci permette di attaccare come spa, nel senso abbiamo Vulcanion che attacca, ma se troviamo un muro che ci dice che i V non possono attaccare, puntiamo su Tauros che la sua sporca figura la fa 80 danni con 2, oppure fa 20 più 20 per ogni segnalino danno presente su Tauros. Per chi se lo fosse perso, andate a vedere il deck di Tauros, perché può sparare veramente una miriade di danni. Cramorant interessante sia per andarci a pescare quelle che sono carte da mettere in mano, oppure per fare colpo sputo e andarci a chiudere magari la partita, prenderci due premi su un Deden. Oppure abbiamo fatto 100 danni, lui ritira, Cramorant, gli secco quel Pokémon che ha ritirato. Poi urna del vigore per andarci a prendere di nuovo le energie colpo singolo che vanno negli scarti. Switch Poké Gear, perché abbiamo aiuti importanti come Welder. Per forza la Welder va presa, perché se no qui non riusciamo mai ad attaccare velocemente. E vi consiglio di iniziare sempre per secondi, in modo tale da provare la giocata. Welder energia, quindi alle peggio si fa 50, ma comunque ci si può fare, ci si può fare. Focolare gigante, cerca accademica perché non si sa mai in caso di brick. E non facciamo solo 100 più 150, ma l'energia colpo singolo ci permette di fare 20 danni in più ai Pokémon del mio avversario. Quindi doppia di Welder e un'energia colpo singolo per fare 120 più 150, che comunque schifo non fa. Questo, signori, è il mazzo e direi che possiamo andarci a trovare un avversario. Primo avversario di oggi, siamo contro Ezrov. Vediamo un attimo che cosa andrà a giocare il nostro amico. Ha già le sleeve e il portamazzo di Calyrex, che sia il Calyrex. Tanto, ragazzi, abbiamo questi occhiali che mi ricordano molto il mio viaggio a New York. E allora, partiamo subito con una mano direi onesta. Abbiamo Vulcanion, abbiamo lo Snover per poter iniziare a mettere comunque un altro base, il mantello, l'energia, la Welder. Se ci dovesse uscire quantomeno l'energia fuoco, signori. Lui gioca
Dragapult, il baby. Questa sarà tosta, eh. Mette Jirachi. Vediamo se farà anche Switch. Velox. Scarta martello, prende Drippy. Ok, il fatto che abbia scartato martello un po' mi preoccupa, perché so che ne avrà altri. Dall'altra parte ok, perché ha meno uno. Allora, mantello, energia, sperando che non ci faccia martello di nuovo. E finiamo il turno. Il problema è che se non trovo l'energia fuoco non posso attaccare al turno dopo, perché questa energia fornisce energia a lotta e Sium. Grazie, grazie, grazie Mary. È buio, è buio. Dammi un'energia fuoco. Pazzesco. Fune della figa. Allora, metterà Jirachi, e infatti noi dopo possiamo fare discrete cose. Sicuramente un premio lo prendiamo, perché Jirachi ha debolezza, quindi fa 50 più 20, 70 per 2 e si gode. Evo di Roma, si prende il Dragapult, quindi probabilmente dopo avrà caramella rara, però va bene. Il problema sarà se inizierà a flippare testa, e a noi ci farà flippare proprio i peli pelvici. Lui fa testa, si sveglia, ma comunque a noi ci importa veramente il giusto. Abbiamo un altro Vulcanion, facciamo focolare questo, si switcha di così. Vediamo che cosa ci dà, tanto comunque il KO lo facciamo, visto che Drippy ha 60. Scarto l'energia per prendermi due energie, non ne abbiamo tantissime, ma quelle che abbiamo dovrebbero bastare per distruggere il nostro avversario. Intanto 70 danni e un premio che è un'energia colpo singolo. Allora, non so se iniziare a caricare l'altro Vulcanion oppure pompare 100. Tanto Dragapult, se non sbaglio, non fa tantissimo danno, però sparge dietro, e se sparge sul Vulcanion io posso fare un KO sicuro. Altra energia sul Drippy, tipo un boss adesso sarebbe veramente rotto. Veloce Ball. Ok. E switch, switch sull'altro Jirachi, ma alla ricerca di questa caramella che sta cercando come un lurido. Martello. Se fa questo martello testa potrebbe essere greve. Ora ci leverà l'energia speciale. E invece no, ci leva la fuoco. Ho la stadio in gioco, va bene. E testa, lui fa solo testa, è incredibile. Allora, Tauros direi molto onesto. Metterei questo di qua. Tauros lo mettiamo perché comunque è un Pokémon che dà un solo premio. E noi comunque questo Jirachi lo buttiamo giù. Ci esce Switch, che potrebbe servirci nel caso ci volesse fare boss su Snower o sull'altro Vulcanion scarico. Schifo non ci fa. Cara merda rara, attenzione, ce la fa. Ce la fa, signori, ce la fa. Eccolo lì. Dragapulta e fa anche Mary. Perfetto. Questa Mary è molto golosa, sia per lui che per me. Vediamo che cosa ci esce fuori. Un cazzo. Ma proprio un dildo per traverso. Evo di Roma. Un altro Dragapult e un'altra caramella. Spero di no. Sì, finalmente due premi. Finalmente ci bencia due premi. Allora, il ventaglio delle onde sonore mi avrebbe anche un po' scocciato, eh. Se fa martello testa, ciao. Incredibile. Incredibile. Cioè, non ho parole. Non ho parole. Io volevo trovare boss per fargli fuori l'altro Drippy, invece no. Allora, Abamasno di sicurezza. Poi, mantello di qua. Crobat a secchio. Peschiamone un po'. Perfetto, la Welder c'è. Questa anche c'è. Questo si leva il Pokégear, perché tanto ormai abbiamo due Welder in mano. Non ci serve a niente. Welder davanti, 1-2. Scartamene ancora di energie se hai il core.
Questa la diamo su Vulcanion dietro. Abbiamo anche il boss. E si gode. E si gode. Ora lui sarà costretto a farmi un danno davanti. E fa 120. Quindi comunque a noi ci potenzia e non di poco. Evolve il Dripping Dragapult, quindi greve. Spettro tuffo 120. 50 sicuramente su Crobat o Abomasnow. Su Vulcanion greve. Energia davanti. Bossaro su Crobat. E questa, ragazzi, veramente ce l'ha servita su un piatto di legno. Perché 2,50 così su questo Crobat, direi molto onesti. Bella mossa, infatti, caro Ezreal. Bella mossa. Ora lui deve fare 6 premi. Quindi ho diversi attacchi da giocarmi su questo Dragapult. Ce la faremo? Speriamo, perché se inizia a entrarmi un loop di teste per lui, è finita. Io nel dubbio metto i miei occhiali da party hard e vediamo. Croce, intanto funzionano questi occhiali, sono meglio di quegli altri. Fermi tutti, abbiamo l'ultimo attacco e lo voglio forte. Ci danneggia ancora Vulcanion, che va benissimo. Allora, mantella così su Crobat, non si sa mai. Ricerca accademica. Allora, non c'è grandi cose, però comunque queste tre energie di Cristo di Fuoco ce le possiamo riprendere, anche se non fai tutta questa animazione di merda. Poi diamo l'energia su Vulcanion. La prova, azione esplosiva. Sium, baby sium. E andiamo a portarci a casa questa partita veramente fraudolenta. Secondo avversario di oggi, siamo contro Capitan Burrito, incredibile. Ragazzi, non so da voi, ma qua si sta veramente sgrondando di sudore in una maniera incredibile, però siamo qua che lottiamo con i denti. Allora, mano torrida, mano veramente pessima. Non abbiamo niente, neanche a dire faccio welder da uno sul pino detto abete. Mi serve assolutamente una quick ball o qualcosa. Lui gioca Slowking V, quello che comunque avvelena, fa roba strana. Velox, fermi tutti, l'abbiamo chiamata. Buttiamo via l'energia. Ci prendiamo... Dedenne pazzo. Dedenne pazzo. Le energie volendo le possiamo riprendere con Crisantemo di Fuoco. Quindi facciamo un bel Dedenne a secco. Magari ci esce Vulcanion Welder. E non ci esce né uno né l'altro. Ma possiamo fare Tauros. Velox su Lulla, non posso buttare via altre energie, però comunque quante welder ci sono? 3, una nei premi. Ce la possiamo fare? Proviamo. Allora, Vulcanion, energia, Crobatto, ti prego, te ne prego. Fortissimo, fortissimo. Mettiamo anche Snower. Welder da 2, se ci dà switch, godo come un magrebbo. mamma mia, diamo anche il mantello. Che primo turno. Che fottutissimo primo turno. Mi prendo anche altre due energie, così dopo faccio poche gear, volendo inizio a caricare Tauros. Mamma mia. Mamma mia. Wow, fermi tutti. Lui adesso cosa ci fa? Ci avvelena. E questo può essere un problema, ma io dopo gli rivogo 2,50. Hop hop, pesca 3. Vediamo se ha trovato l'energia buio che gli serve per attaccare. Cala Dragapult V. Gli dà l'energia psico, quindi cosa fa di danno adesso con una energia? Intruglio. Il problema è che se non trovo un'energia speciale non posso fare KO. Allora, facciamo così. Che noi facciamo solamente 100. Ed è un po' bruttina come cosa. Però carichiamo Tauros. Facciamo una bella azione esplosiva di così. Sono altri 100 danni. Noi attualmente abbiamo 270 di vita. Ci manca però la Bama Snow per pompare proprio al massimo.
Energia speciale per il nostro slowking ed evolve anche il VMAX dietro e fa evo aroma. Quindi mette lo slowking VMAX. Fa 10 più 12 segnalini danno di veleno. Quindi 12, 240, 250. Comunque reggiamo un po' così per il meme. Noi adesso dopo ci andiamo a fare 3 premi. Se troviamo switch è molto bene. Però Dyna tossicità 10 danni più 120 di veleno. Allora, vediamo dove possiamo arrivare. Abama Snow, perfetto. Ci dà quegli altri 50 punti vita che comunque ce li abbiamo. Questo si fa così. Andiamo diretti. Tanto dopo se ci muore Vulcanion ne abbiamo già un altro e possiamo rischiarci di trovare una Weld. Perfetto, perfetto. Tutto molto interessante. Ora Vulcanion muore. Vulcanion muore di veleno. Però posso dare una botta con Tauros non indifferente. Perché lui fa 130 e spreada dietro. Tauros regge. E gli faccio 130 per 2. Che è tanta roba. Mary Poppins, attenzione. Vediamo se mi dà un'energia speciale così Tauros fa ancora più danno. Ce l'abbiamo. Martello dirompente anche no, magari. Giustamente fa test. Meno male c'ho Welder energia, l'energia speciale. Possiamo uscire da questa situazione in una maniera molto agile. Vediamo un po' cosa farà il nostro Capitan Burrito. Dyna Spettro si prende questi 2 premi. Purtroppo la Bamasno non è cumulabile, però nel caso ci dovesse fare boss, volendone possiamo preparare un altro. Sparge i danni su Deden e su Crobat. Ok. Allora, noi mettiamo Tauros. Perfetto, perfetto. Ma cosa voglio di più? Cosa voglio di più? Welder da 1 su Tauros. Energia speciale. Poche gear per dopo. Niente. O comunque, vabbè, rimischiamo. Riduttore. Ti faccio 80. Mi prendo questi 30 danni. Lui mi fa 130. Non muoio. 130 più 30, 160. 160 per 2 è già KO. È già KO e mi faccio questi 3 premi fraudolenti. Gardevoir Vum. Lui sta giocando un mazzo più briao di Godenzio. Non ho ben capito cosa faccio al Gardevoir. Però vabbè. Cosa fai? Ritiri uno e metti Garde perché sennò muori. O comunque ti prendi una bella botta. Se mi attacca di draga ha perso. Se non mi attacca penso perderà lo stesso, infatti. Va bene. Benvenuti nel mio viaggio a New York. Ultimo avversario di oggi. Siamo contro Ed Farx. E vediamo. Vediamo un po' cosa gioca il nostro Frenzo. Decidiamo il lancia la moneta. Direi testa, ovviamente. Partiamo subito con Snover. Ok, lo benciamo. Lui c'ha Inkay, quindi Malamar colpo singolo contro Vulcanion. Vediamo un po' come se la cava. Intanto bencia subito Remoraid, eccolo là che ce lo fa vedere. Benciato. E cristallo di sbrugna. Allora, prende un altro Inkay, quindi l'energia ormai l'ha assegnata, ma potrebbe averne un'altra. O comunque modo di pescare. Ed è il nostro turno. Allora, la mano è molto interessante. Molto interessante. Dobbiamo giocarci bene le nostre carte perché possiamo pescare veramente un sacco. E facciamo comunicazione su Crobat. Ci andiamo a prendere Vulcanion. Così ci andiamo a rimettere Crobat nel mazzo. Poi questo si mette Stadio. Velox su energia. Ci prendiamo Deden. Vediamo un po' poche gear cosa ci avrebbe dato. La Welder. Perfetto. Così posso fare. Scartiamo Abomasnow. Ci prendiamo 1 e 2. Così siamo veramente overpowered. Si pesca 2. Magari ci possiamo anche risparmiare il Vulcanion. Ma questa l'assegno. E Deden. Dobbiamo cercare switch assolutamente.
Switch non ci esce, quindi ci dobbiamo sorbire altri turni di sofferenza. O ci fa KO Snover, o andiamo aggressivi in qualche maniera. Volendo possiamo fare Focolare, Welder da 2 su Snover e ritirare. Ma non penso succederà, perché lui fa ricerca accademica. 100% KO su Snover. Eccolo là, Octillery. Vediamo se si prende un altro Malamar oppure un altro, un'altra carta. Soble. Ok, eccolo lì. Avevo letto testicoli, colpo rapido. Allora, due carte, quindi sono 80 danni. Eccoli là, freschi freschi. E ora noi si fa questo KO proprio pazzo e indomito. Allora, facciamo boss sul polpo, così ce lo leviamo dai coglioni. Si fa energia bomba esplosiva qui, perché comunque levato il polpo, secondo me, gli dà abbastanza noia. Vulcanion, ok, ci prendiamo un colpo. Però sicuramente dopo prefaceva Octillery, Malamar, l'energia ce l'aveva e ci riattaccava. Quindi comunque levare Octillery è sempre qualcosa che dà molto fastidio. Infatti si è andato a riprendere subito con l'amo. Vediamo se riuscirà subito a ribenciare un altro Remoraid. Velocible. Ok, carta l'amo, quindi doppio amo è andato. Non ne dovrebbe giocare più di due. Quindi ciò che andiamo a fare fuori rimane fuori. Prende Snorlax. Quindi cosa fa? Ritira Malamar? No, non penso. Energia speciale su Inkay. Retino di recupero sul Malamar, molto greve, quindi evolverà quello dietro. Ok, questa mossa molto marzulliana, non lo so se l'avrei fatta, però comunque prende Drizzle. Vediamo se si prende magari una quick per fare uno Snorlax da 7. Invece no, ricerca accademica. E la fa. Molto grave. Scarta un Inteleon, che comunque ok. Però a questo punto, se hai fatto ricerca accademica, non mi sembra granché fare Snorlax. Però comunque Remoraid ce l'ha. L'ha messo. Pesca 2. Allora, è finalmente il nostro turno e possiamo benciare 1, 2, questa si può scartare, prendiamo due energie, ne abbiamo, non abbiamo tante energie, è proprio un cristallo, quindi possiamo fare così, niente, Welder, sull'altro Vulcanion, andiamo molto safe, ci abbiamo il boss, perfetto, comunicazione su Vulcanion, per prendermi Snover. Vediamo se ce la facciamo a benciarlo, perché secondo me gli può dare fastidio avere altri 50 punti vita in più. E deve scartare, deve comunque rimischiare tanto materiale. E se non riesce a ripescarlo è molto forte la situazione. Io speravo di pescare un'altra energia speciale e lotta, ma non l'abbiamo trovata. Switch su Malamaro. E ora ci fa un sacco di danni. Spero non ci faccia KO. Octillery. Se non ci fa KO Vulcanion, noi possiamo fare magari boss su Octillery di nuovo. Malamar. Che poi 6x4 farebbe 24 e non ci fa KO. Se proprio fa tutto maxato. Non penso abbia il KO. Evolve l'altro Malamar, quindi non ha mai il KO. Ora il massimo danno che può fare è 200. Ok, non ce l'ha. Non ce l'ha. Inkay. Ornella. Retino di recupero sicuramente su Snorlax per levarselo. Invece no. Leva Soble. O comunque Drizzle. Quindi non so se andrà a rimetterlo. Leva il Drizzle. Per prendersi un Remoraid. Lui lo sa. Lui lo sa che gli voglio fare boss su Octillery. È incredibile. È incredibile. O comunque no, gli serviva per fare danno. Quindi impegno di Ornella. E ci fa un bel po' di danni, ma non bastano per farci KO. Si leva tutto, quindi è al top deck. Io senza saperne leggere né scrivere, faccio così. Boss su Octillery e te non fai un ca. Non fai niente.
sei costretto a uscire di Snorlax e a regalarmi un altro premio. Direi onesto. Direi onesto. Vediamo un po'. Sarebbe bello anche top deckare Mary. Snorlax ne pesca come un lurido. Ci va a regalare comunque un altro premio. Un'altra Welder Laido dei Laidi. Levo Vulcanion. Faccio una sola energia. Molto male. Facciamo così. Welder su Tauros. Non ci esce l'energia quella speciale, però posso fare così. Switch su Vulcanion perché non voglio che mi faccia due premi. Faccio caldo Sbornia. Sono 50 danni sperando di trovare una energia. No, però volendo sarebbe un modo per trovarla, ma non ce n'è più. Quell'Inkay molto succoso. Quell'Inkay stra succoso. Perché se non trovo energia va bene anche così, gli faccio boss 50. E che schifo non ci fa. Sobble. Sobble c'ha 60, ben c'ha un bordello di roba. Cioè lui ha benciato un sacco di colpo singolo. Però così si va a ridurre la potenza di attacco. Cioè già così maxato sei a 200. Tentacoli colpo rapido. 2, 3. Quindi sono 120. Ok, sicuramente in mano si è tenuto qualcosa per pescare. Io nel frattempo ti faccio boss su Inkay 50, così, a gradire. Dammi un'energia. Sium! Forte, 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 forte. È quasi forte come il mio viaggio a New York. Lui lo vedo molto in difficoltà. Ok che noi abbiamo tanta roba mezza morta. Però Bamasno e la carta oggetto gli fa buttare via ulteriori tre carte. Che non sono poche. Non sono poche. Poi comunque abbiamo il Tauros che fa 80. Drizzle non so che cosa si va a prendere. Magari una ricerca accademica, un'Ornella. Ornella. Ok, quindi comunque scarta un colpo singolo per cercare di pescare qualcosa di utile. Ornella, proprio lei. Eccola lì, 2, 4, 6. Ormai noi siamo a metà potenza, quindi retino di recupero. Si va a levare il Remoraid perché ci sta che ha contato i danni giusti. 1, 2, 3. Ci fa KO. Ci fa 200 danni di sicurezza. Giustamente, è molto onesto. Io sono costretto a uscire con questo Vulcanion. E metto un altro Vulcanion. Faccio Welder sul Vulcanion. Peschiamo nulla, ma non abbiamo nessuna energia speciale. Eppure siamo a buon punto. Azione esplosiva. Lo devo fare. Io tanto dopo gli vado a regalare due premi. Però vedi, non abbiamo altre... Sì, abbiamo un'altra energia. No, non abbiamo altre energie. Azione esplosiva. 270 danni. Mantello. Che comunque schifo non ci fa. Vediamo che cosa va a fare adesso. A noi ci manca un solo premio. E non abbiamo ancora trovato quelle fottute energie. Se non bencia niente, io posso fare fune di fuga. Tauros... Ricerca accademica. Sperare di trovare un'energia. Così da fare KO quel Drizzle. Con 80. Che diventa 80 più 20, 100. E si vince. Ti prego. Ti prego energia. Proprio un sium di quelli bestiali. Proprio di quelli bestiali. Io, signori, questa mossa è veramente riduttiva. E bada come gli andiamo a dare secchie. 100 danni, 100 danni. Io signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, un commento. Mi raccomando, se siete arrivati fino a qua con il video, commentate con il mio viaggio a New York. Noi ci vediamo alla prossima e che Godenzio sia con voi.